Antonio rientra, uccide tutti, da mandare in super spremuta Cedro anche super spremuta, ma quale super spremuta? Ti dà frenato in double bubble ucciso. Oh, oh, che cazzo va? Ma se mi hai buttato fuori proprio come un troione, mi hai buttato fuori. Siamo partiti. Uno di primo, parte la paratia di Ulli, credo. Simo Muro contro Ulli, cosa accade? È morto Simo nel dritto, si è passato due cadaveri davanti. Disastro! Becca deve scontare, attenzione, sui motor! Non so dove sia! E via! È lì davanti, mio Dio! Antonio l'ha quasi presa piena! Oh, c'è un lag, oh, contatto, morti, pezzi ovunque, oh, gente che muore. Alvi, Alvi salvo, Antonio mi ha tamponato e mi ha dato i secondi, sono decimo. Anton è con la gialla, è bloccato, deve mettere per forza la bianca. Anton, lo dico perché l'ho provato in Bahrain. Ripartenza strana, mi si sorpreso. Coinvolte nell'incidente sono state rimosse. C'è stato un altro botto, credo, dietro. Vai, Bikers, vai! Aggressivo! Anton sarà in difficoltà con la bianca. Sfruttalo! Davanti c'è Barahonda. Dio Shark quanto lagga, mamma mia. Madre Teresa di Calcutta. Devo stargli lontano sta gente. Un sacco di botti dietro. Mi è partita la macchina! Incidente in pista, ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la safety per ora. Fa attenzione, abbiamo una strategia alternativa. Io, mi è partita la macchina! Perché Iceman ha frenato così poi? Cazzo! Sì, mi fa andare in fondo, mi fa andare. Dio maestro, ragazzi. Ultimo esco, mi sa. Sì, ultimo. No, penultimo. Fuori, esci ora. Ma è andata via la macchina, ma perché? Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Ah, lo sapevo, devo smarcare la gomma prima. Bandiera verde, siamo di nuovo in gara.
Devono attaccarlo perché ha la bianca. Becca vola. È passata anche Becca, figurati. A me mi ha piazzato Becca, figurati. C'è stato un incidente con detriti sparsi. Morto Ig. Gli addetti hanno rimosso tutto in tempo, quindi niente safety car per adesso. Ma la gomma rossa va troppo forte. Attenzione, attenzione. Shark, oddio! C'è un mega... ma no, ma guarda... guarda che ammucchio di roba! Ma devo uscire, mi si è rotto il diffusore, deve uscire la safety, qualcosa. Troppi morti, come fanno a uscire una safety adesso, scusami. Il diffusore è andato. Eh sì, perché Antonio ha la bianca, fa ridere. Ma c'è anche un'altra vettura. Che rimonta! Sono quinto! Medaglia di carta! Da undicesimo a quinto. Io ho il diffusore rotto, serviva una virtual o una safety adesso. Sì, ma poi più che altro per l'imbuto. Luca è entrato dentro Becca. Sono morti entrambi. Siamo sopravvissuti in 8. In 8 stiamo andando a punti. Iceman e fucsia. Carota! Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Che colpo di scena! Carota 0! Incredibile! Hanno rotto quelli là? Hanno rotto quelli davanti? Ah, era di parte. Era di parte. Ed è tutto, gente! Davanti la classifica non cambia, i primi tre rimangono lì, che Iceman arriva medaglia di carta col giro veloce, io perdo 3 punti da Antonio. Ah, ma che start! Sto attaccando Luca. Oh, Antonio! Antonio 0! Ah, no, Bikers, doppio 0! No! Non ci voleva! Antonio Ritzquit! Altri morti credo, intanto c'è Ciro che vola via già a 3 secondi, Becca che fa da tappo, che non ci doveva essere peraltro. Becca era in sconto ma quitta e lascia il bot che fa da tappo su MC. Certo, no, i bot non possono rimanere fermi.
Oh, Shark! Shark fuori! Anche Iceman fuori! Sta succedendo di tutto, quelli gorgo laggiù in discesa! Vai MC Subecca a prendersi una second place pesante in ottica championship! MC sarebbe il leader adesso delle championship! Con più 10! Più 10 su Anton! Serve la win! E Ciro può gestire, essendo il teammate di Anton! Però per un secondo e mezzo, Salvo fuori! Altro zero per Salvo! Sono 4 gli zeri di Salvo! In 4 gare questa settimana! È un disastro! È un'ecatombe per le Renault! Quanti botti! Davanti non fa punti nessuno! Tranne MC! In gara 2! Becca verrà squalificato insieme anche a Brian. È successo di tutto. E il team è Ted Antonio, quindi farà un bel lavoro, mi sa. Devo andare in sicurezza. Bastava farla meglio prima, gli era attaccato già da mo. Ha sbagliato. Via Kertz, dentro DRS. Hai registrato il miglior tempo. Continua con... let's go bikers, let's go. Allunghiamo anche nel championship Constructor. Allunghiamo anche nel Constructor. Le Renault invece non ne approfittano. Sbaglia Ciro! Sbaglia Ciro! Let's go! È fatta! È fatta! È fatta! Buono, buono, speriamo passi Carota! Carota deve passarlo! Carota ha passato Ciro! In crisi Ciro! In crisi il pole man! Disastro per le Force India! Luca Ragequit! Incredibile! Ciro è andato in totale confusione! Buonissimo per il Constructor, guadagniamo un sacco. Verrà passato da tutti. È fuori dalle medaglie. È un disastro totale per il Force India. Rischia di finire fuori dai punti Ciro. My God. Incredibile colpo di scena! Ciro dalla pole! Butta via tutto! E ne approfittano allora nero! A voglia se ne approfittano! Botto di Ig di nuovo! Come in gara 1! Regala posizione a Ciro! Botto totale adesso di Ig! Ecatombe delle Benetton! Di nuovo fuori tutte! Tranne Slot che rischia il doppiaggio da me! Benetton che non fanno punti questo weekend. Oh!
Simo Botto con Becca, credo. Becca Bot. Ed MC vince e continua a portare una media di una win a weekend, incredibile. L'MTV Simtek vincono l'MTV Simtek, ed è un godimento assoluto. Leader del championship a lungo nel constructor, incredibile. Simo chiude fuori dai punti, quindi Slot chiude decimo, incredibile. Ancora punti Slot ogni weekend, un punticino per le Benetton. LMTV Simtek Ford vince ancora la media di una win a weekend, MC, e diventa leader del championship in maniera completamente inaspettata.